Amici di Telegolfo, un cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano. Prima giornata del girone di ritorno, campionato di Serie C2, girone A. Si incontrano l'Heracles, Città del Golfo e il Latina 2017. All'andata questa gara vide prevalere la squadra oggi in casa per 2-7, ma dopo un sofferto primo tempo che si era chiuso sul 2-3. Ovviamente in vantaggio della squadra ospite, ma dopo un secco vantaggio di 2-0 della Latina 2017. Le immagini sono guidate da Tiziana Palombi, che vi parla Giuseppe Capuano. Andiamo a conoscere le formazioni in campo agli ordini del signor Daniele Sicari di Roma 1, che sarà l'arbitro di questa giornata. Il Latina 2017 schiera in porta Alessio Varano col 2 Luigi Coronato, 5 Daniele Tabanelli, 7 Andrea Bruzzese, 8 Denis Cristofoli, 9 Matteo Varano, 10 Manic De Santis, 14 Gianluca Greco, 17 Daniele Testa e con l'88 Luca Rango. Agli ordini ovviamente il signor Simone Notarzanti. Risponde la squadra di casa col 22 Napolitano, 23 Petrella e due portieri under dell'Heracles, poi col 2 Valerio, 3 Zottola, 5 Ferrara, 6 Treglia, 8 Mella, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Corona, 12 Bisecco e 19 Supino. Agli ordini di mister Macari, che deve segnare le assenze di Corrente e Colacicco in questa giornata. Pallone già messo al centro dalla squadra ospite, oggi in maglia nera con strisce orizzontali bianche. In campo c'è già Tabanelli insieme a Cristofoli, pronti sul punto di battuta. Un po' macchinosa l'inizio del gioco da parte del direttore di gara, ma ovviamente si attende il via di questa prima giornata di ritorno. Heracles primo in classifica, Latina 2017 al momento a metà della graduatoria. Ovviamente l'Heracles ha una gara in più del Pomezia e al momento permette alla squadra di mister Macari di essere la formazione capolista del girone. Si inizia in questo momento, Latina che gioca da destra verso sinistra ai vostri teleschermi. Il pallone è girato da De Santis. De Santis che al momento occupa il ruolo di pivot, poi subito attacca Valerio alto in pressing. C'è già il tiro da parte del numero 14 Greco, che prova così a scaldare il piede. Heracles che si presenta con Valerio, Corona, Riso, Petrella tra i pali e Mella a fungere spesso e volentieri da riferimento offensivo. Mella che proprio nella gara di andata mi assegno una doppietta, un bel biglietto da visita per inizio campionato. Tanto il pallone per Valerio. L'Heracles cerca di stanare l'avversario. Pallone gestito da Corona, allarga per Valerio, deve rimetterla al centro. C'è l'ottima chiusura da parte di De Santis. Allora che sarà gestito per l'ultimo tocco di Valerio, che va subito a riprendersi la posizione difensiva con Cristofoli che tiene alto il baricentro della squadra ospite. Proprio Cristofoli fu l'autore del gol dell'andata, il primo gol del campionato del Latina 2017. Tanto Mella attaccato, Riso chiude al lato per Corona, poi il pallone supera la parte attiva del campo, lascia sul posto Greco. Rimessa che sarà proprio per Tabanelli, numero 5 va a far girare per Cristofoli. Chiama in causa De Santis, Greco su lui prova a mordere Valerio che lo costringe ad arretrare il proprio baricentro. Valerio, poi Greco prova a partire in velocità, buono spazio, la chiusura di Riso, ottima semiscivolata, consegna il pallone a Cristofoli per la rimessa laterale, fase di studio. Qui Cristofoli sbaglia il punto di battuta, subito l'Heracles si prende il pallone. Valerio per Corona, piccolo trotto adesso, ancora per Valerio. Pallone che resta lì, davanti a cercare Corona, per un attimo si perde il pallone, poi la mette fuori su un tocco di Greco, rimpallato. La può tranquillamente gestire la squadra in maglia bianconera. In avanti a cercare Cristofoli, Tabanelli su lui, subito presente in pressing Mella, poi la rottura di Riso,
senza fretta al momento la squadra di casa. Heracle che adesso lancia lungo per Riso, applaude il pallone ma non riesce a tenerlo. Riso allora Tabanelli, piccolo trotto, l'Heracles lì a Diamante davanti alla propria porta, come girato per il numero 5, prova a stanare con Cristofoli, dai vai che non riesce, però chiuso da Valerio, dimostrato un ottimo giocatore in chiave difensiva Valerio questa stagione, spesso e volentieri ha anche sorpreso il numero di gol. Intanto Mella, buona sua rottura, non riesce però a partire Cristofoli, stesso Mella a deviare, pallone in corner, il secondo della gara per la squadra ospite, ma fin qui non c'è, il primo della gara ma la seconda rimessa in posizione importante. Tabanelli all'indietro per Cristofoli, da dimenticare sul tentativo di realizzazione, buona l'audacia ma nulla di più. Riso non è per Mella, si propone Riso, preferisce giocarla su Valerio, palla che gira, cambia di proprietà ma rimane sempre biancorossa. Valera a cercare ancora con Riso lo scatto, non ci sono compagni, lo deve arretrare leggermente. Ancora dietro Valerio, si è ben rintanato in Latina, che adesso prova a sorprendere con questo contropiede. Greco avanti, la chiusura, palla fuori da parte di Greco ma era comunque presente Petrella sul pallone. Sarà un po' questo la chiave di volta di questa partita con l'Heracle, che praticamente deve costruire, deve creare, deve impostare il gioco, e Latina Sornione pronta a ripartire in velocità con Greco che in alcuni casi dà il tu al pallone. Tarzanti ha impostato così per il momento la propria formazione, adesso prova a prendersi una licenza in attacco De Santis, nulla da fare, non ci sono falli per il signor Sicari. Corona chiamato in avanti, non cerca l'accelerazione, poi Mella prova a prendere largo, Mella messo giù, non c'è fallo, pulito l'intervento, viene chiesto un pallone di ricambio un po' più gonfio di quello utilizzato fin qui. Lo stesso Sicari, direttore di gara, che porta la sfera sul punto di battuta. Corona a cercare Riso, la conclusione è bella stilisticamente ma non porta al gol, molto più bella, molto più coordinata comunque di quella vista in precedenza da parte di un avversario. Messa laterale per il Latina 2017, status quo del pareggio al momento porta le due squadre a giocare in maniera diversa, a dover creare o a dover difendere. Lo stato dei fatti, ovviamente un gol cambierebbe tantissimo tra le due formazioni. Riso, fatto sta che sono 6 minuti, il Latina sembra arroccato. Corona cerca la conclusione, la chiusura da parte di De Santis, ha avuto la peggio proprio Corona su questa conclusione, ma Claudicante conquista la linea dell'angolo. Riso prova a girare, tutto chiuso, sarà lo stesso Riso a battere con il Latina arroccato nella propria metà campo, anzi nella propria area, vorremmo definirla così. Tanto il tiro da parte di Riso, la parata del portiere, consegue un altro calcio d'angolo, salta per Valerio, può scalciare Valerio, c'è il gol ma l'arbitro blocca tutto, annullato il gol di Valerio. Bella la conclusione ma non cambia nulla, 0-0, qui Mella si conquista anche il cartellino giallo, ammonito, primo intervento falloso di Mella, si alza il cartellino, ammonito al 7° minuto del primo tempo. Deve stare attento Mella, ma sta di fatto
perché l'Heracles in meno di un minuto si vede annullato un gol e soprattutto ammonito un uomo. Vero è che la gara d'andata fu comunque complicata per la squadra di casa, ascoltando proprio le voci dei protagonisti ci dissero che era una gara bloccata più o meno su questo stile, che poi è cambiata a metà del primo tempo, ma comunque molto chiusa. Stofoli, bomba per lui, Mella, anzi Petrella si rifugia in angolo alzando sopra la traversa. Questa di Tabanelli, si muovono gli uomini, la girata e c'è il gol, c'è il gol, primo gol dell'incontro, sempre all'ottavo minuto, lo segna De Santis, 1-0, ma il gol è ospite con De Santis. Avanti il Latina 2017, quasi inaspettatamente, adesso la squadra di Tarzanti si chiuderà ancora di più in difesa, memore anche della gara andata dove andarono in vantaggio 2-0 i giocatori quella volta in casa e poi hanno subito il ritorno dell'Eracle, ma ovviamente era un'altra gara, un'altra situazione. Riso, bella la volée per Mella, mette di poco al lato, si era liberato benissimo il numero 8, tanto è pronta la carta a bisecco, si scalda, pronto lì con la canotta ad entrare anche un giocatore del, anzi due giocatori del Latina 2017. La chiusura di Corona, lancio in profondità, Corona riesce a spizzare, consegna comunque il corner, gol di De Santis che ha cambiato la situazione adesso. Adesso Cristofoli, murato, Riso, la diagonale a cercare Mella, ottimo il passaggio, è tutto chiuso, poi Riso riesce a tirare, è entrato nel frattempo in campo Varano per la squadra ospite, dato in panca Greco. Corona lascia sul posto Mella, il triangolo non si chiude, intervenuto Tabanelli sulla sfera, vai portiere ospite, lancia lungo di piede Varano, Varano che dimostra di avere buoni piedi, pronta anche Zottola nella formazione di casa, tanto qui ha battuto Mella, c'è fallo, segnala il direttore di gara da parte del numero 10, l'autore del gol De Santis, mentre va in panchina Cristofoli. Calcio punizione, una posizione interessante per Riso, Mella sul secondo palo, Corona sul primo, mentre c'è Valeria al centro dell'area pronta a riprendere una ribattuta eventuale. Fischio di Sicari, Riso per Mella che non aggancia, buono lo schema ma non la realizzazione, tanto è entrato il numero 7 Bruzzese per il Latina, 1-0 in vantaggio la squadra ospite, due falli commessi dalla squadra di casa, uno solo per il Latina. Pesca l'ampie mani in Tarzanti dalla propria panca, facendo ruotare tantissimi propri giocatori, tanto Valerio conquista un ottimo pallone, Mella va a chiudersi nel traffico, poi Petrella tranquillamente riceve il rilancio, fuori Mella, dentro Zottola, Corona per Riso, era pronto ad entrare Bisecco ma non è ancora entrato, è entrato bensì Zottola. Valerio, passaggio per Riso, prova Riso a prendersi qualche metro di campo, poi Valerio carica il destro, nulla a fare, la ribattuta da parte del numero 7 Bruzzese. Consegue un fallo laterale già battuto per Valerio, giro palla per Corona, Riso prova a chiedere di accelerare le operazioni, Zottola, Valerio prova con la manovra avvolgente a confondere, intanto Riso in due tempi para Varano, si era liberato bene Riso con una manovra avvolgente da parte dell'Era perché ha dato del tuo al pallone, quasi un torello, tutti i tocchi di prima, Tabanelli cerca il compagno, si è nascosto un po' Bruzzese, viene servito adesso, c'è Riso sul posto, palla fuori, sarà il turno adesso
dell'entrata di Bisecco, va fuori Valerio, entra un regista arretrato come Bisecco, si perde un po' nella potenza di tiro, ma anche Bisecco è uno di quelli che spesso volentieri regala mobilità alla squadra. Corone intanto chiuso, cercava un compagno in mezzo, c'era stato scambio tra Bisecco e Zottola. Riso, guarda che resta lì ancora Riso, para questa volta Varano, chiama lo schema Riso su colcio d'angolo, si muove il giocatore, il pallone per Corona, alto sulla traversa, intanto qui Notarzanti si fa sentire dal signor Sicari, allora l'arbitro blocca il gioco per discutere con la panca. Tira forse un fallo, Notarzanti su un proprio giocatore, fase di blocchi in aria, ripartirà Varano, pallone per Bruzzese, lancia in avanti, si perde nel vuoto in questo caso. Anche il numero 2 Coronato, nel frattempo la Latina che praticamente ha fatto girare quasi tutto il roster. Riso, la chiusura proprio di Coronato, qui sbaglia Varano a non accelerare, c'è un buon corridoio lì sulla destra, prova a sfruttarlo De Santis, è tutto chiuso, si torna indietro, Luzzese qui predica nel vuoto, Varano dentro supino, fuori Corona. Questa è l'altra mossa del team di Macari. Riso, dai, vai per Bisecco. Supino prova a cercare spazio in avanti. Bisecco per Riso, non si intendono i due. Sfera fuori. Stanno cambiando un po' i due allenatori, le carte in tavola, anche perché per l'Eracle ci vuole un gol che rimetti almeno in pari la situazione. Latina forse non può chiedere di più a questo primo quarto d'ora. Vantaggio di 1-0. Bisecco per Supino, va a cercare il varco Supino, tutto chiuso, Zottola, Bisecco per Riso. Un attimo, si perde il pallone sul posto, messo giù, c'è il fallo, posizione molto importante, è quasi interessante per Riso. È un po' arretrato in questo caso nella battuta. Riso la scambierà sicuramente con Bisecco, infatti è così, va Bisecco, prova a destabilizzare la difesa, qui non arriva Supino all'appuntamento con il pallone, si arrabbia Riso, forse era un po' corto in questo caso. Bruzzese preferisce dare all'indietro per Varano, controllo è comodo per Bisecco. Riso lo scavetta a cercare Supino, messo giù, c'è il fallo da parte del numero 9 Varano. Qui c'è la munizione, per Varano, ammonito al 16° minuto anche un giocatore del Latina 2017 per proteste. Si lamenta Varano con ovviamente Matteo Varano, l'altro è il portiere Alessio, a indirizzo del signor Sicari. Il fatto è che ci sarà un calcio di punizione del Bisecco. C'è Cristofoli in difesa. Bella la bomba di Riso. Palla alta sopra la traversa al 17°. Non cambia il risultato, mentre il Latina prova con Cristofoli in posizione di pivot offensivo, prova a girarsi, non passa la sfera, poi la chiusura di Petrella in due tempi, fa su il pallone, buona la giocata, Supino può far ripartire con calma i suoi, fa
passaggio a Pezzopino, lascia sul posto per Riso, cerca l'accelerazione dell'Eracles adesso. Supino sul posto, prova a girarsi, non c'è fallo, è tutto pulito. Ci sarà calcio di punizione, anzi rimessa laterale. Time out richiesto dalla panchina della Tina 2017. Un po' nervoso qualche uomo proprio della formazione del team del capoluogo. Tarzanti chiama i suoi in panca per ragionare, anche per far raffreddare l'animo di qualcuno un po' più teso sulla situazione. Fatto sta che al momento il vantaggio è quello firmato da De Santis all'ottavo minuto, praticamente mezza partita fa, visto che siamo al 18esimo. Un bel vantaggio del giocatore ospite che ha sorpreso il portiere, incolpevole potremmo definirlo così. Tanto si scalda Napolitano, per lui una botta in fase di preparazione alla gara, colpo al volto, sembra comunque essersi ripreso abbastanza tranquillamente. Tanto Macari a dare indicazioni ai propri giocatori. Neracle che non ha trovato spazi, visto anche il pressing asfissiante della Tina, che ha dimostrato praticamente di voler giocare una partita su questo spartito. Pressing, rotazione degli uomini, e perché no, si è messo anche il gol di vantaggio, quindi un'ulteriore possibilità nel proprio arco. Pallone per Zottola, bisecco, non riesce a far girare Cristofoli, può ripartire in contropiede, subito Greco, lo scavetto per lui, aggancia, mette giù, c'è Riso che tocca, pallone fuori. Tanto ha avuto qualche danno Petrella, qualche azione precedente, esce un po' claudicante. Questo è entrato subito Napolitano. Zotto intanto ruba un ottimo pallone, passaggio per Riso, lascia continuare il direttore di gara. Riso non cerca l'accelerazione in questo caso, riesce a giocarla su Pino per Bisecco. L'apertura questa volta è abbastanza intuitiva verso Zotto, anticipato da Greco. Riso, c'era Bisecco in profondità, preferisce servire sulla linea. Su Pino è murato, rimessa che sarà per la squadra di casa. Intanto c'è un fallo segnato a Latina 2017, l'arbitro ha lasciato continuare. Quattro falli per la squadra ospite, due falli per la squadra di casa. Infatti avevo visto l'arbitro che aveva lasciato continuare. Intanto Riso, la sua bomba testa i riflessi da parte di Varano e pallone fuori, ultimo tocco però della squadra di casa. Altri due cambi, ritorna in campo Tabanelli, va fuori Bruzzese, va fuori anche Varano. Greco gioca all'indietro per il proprio compagno, il numero 10 De Santis, tornato in campo proprio in questa azione. Zottola aggressivo sul pallone, Cristofoli riesce a gestire il pallone ma non trova il compagno, poi deve mettere ambo le parti al momento sulla direzione del signor Sicari. Ma certo, o le chiama tutte o non ne chiama nessuna. Tanto Supino questa volta perde il pallone battando su Greco, quasi un 3 contro 2 qui. Cristofoli subisce fallo da parte di Zottola, molto sportivo in questo caso, si va ritto tra i due. Terzo fallo di squadra già battuto. Sarà Cristofoli allora che chiama la distanza. Cristofoli da dimenticare questa conclusione potente ma poco precisa. 22esimo, ancora 0-1. Supino ha preso un po' il controtempo, cerca Corona, rientrati in campo adesso Bisecco, Corona, Supino e Zottola, i quattro di movimento, mentre pronto a entrare Mella e Valerio. Zottola tutto chiuso, Corona, Supino in giro palla, ma praticamente il Latina è ordinato in quella fase di gioco. Supino ancora per Corona, qui
Tanto Zottola, per poco non gli riesce il gioco di prestigio al 22esimo, quasi un sombrero su Varano, il pallone però è scivolato fuori, peccato per lui, una bella giocata, sembra quasi che ci voglia il portiere di movimento in questo caso, perché Latina è ordinato, c'è poco da dire, Notarzanti ha messo giù una squadra bella ordinata e spesso e volentieri l'Eracle si ritrova a cercare di inventare, ma i giocatori sono oltre la linea. Si riparte con Bisecco, supino, ancora Bisecco, tutto murato, riesce a superare un uomo, si perde poi il pallone, Zottola va a portarlo sul sinistro, la botta Varano, ancora una volta ottimi riflessi di questo portiere, si rifugia fuori, sia entrato Valerio al momento, non Mella, dovrebbe lasciargli il posto a Zottola, ancora un pallone recuperato da Greco, attenzione a questi palloni che possono diventare sanguinosi, bravo Valerio che non si fa superare, bello il tacco, Valerio non filtra il pallone, adesso possibilità di ripartenza, 2 contro 2 che diventano 3 i giocatori della Latina, Tabanelli e c'è il gol, ancora De Santis, 24esimo, De Santis firma la doppietta, 0 a 2 in una ripartenza, abbiamo detto che potevano diventare sanguinosi questi palloni, così è stato. La classica partita del rookie, potremmo chiamarla così, squadra che ha meno qualità tecniche, riesce a chiudersi in difesa, ripartire in contropiede, fatto sta che al momento sta premiando la tattica Notarzanti. Valerio prova a lambire il palo, non va a fare per lui, 0 a 2, proprio come l'andata, una partita strana dove l'Eracle gioca forse al 60% di possesso palla, se non il 70%, però le ripartenze penalizzano la squadra di casa. Cristofoli per De Santis, Tabanelli indietro, De Santis qui per poco non si perde il pallone, Napolitano tranquillo, vede arrivare la sfera quasi citofonata, corona per Valerio, passaggio di ritorno, pressing, solo pressing, tanto qui non è d'accordo De Santis sull'assegnazione della rimessa laterale, pressing e soltanto pressing, questo è il Vangelo secondo il Latina in questo momento, chiusi là dietro, Valerio impatta per poco, Cristofoli non riesce ad agganciare per ripartire nell'uno contro due, Valerio corona ancora su quel lato, Mella riesce a domesticare il tiro, c'è il gol, e che gol, Yuri Mella, 26esimo, accorcia le distanze Mella, 1 a 2, ma che palleggio e pallone messo dietro a Varano, Riso, Cristofoli lo anticipa, si gira bene, la parata di Napolitano, adesso cominciano a fioccare le occasioni, però un pallone recuperato, Tabanelli per De Santis, potrebbe essere un rinvigorente il gol della squadra di casa, adesso prova a giocare sulle ali dell'entusiasmo, Riso la gira, nulla da fare, si accentrava Mella, non c'era nessuno sul secondo palo, ma ovviamente la coperta è quella, non possono esserci ulteriori movimenti, palla al lato, 27esimo, Valerio prova a scaricare la potenza, nulla da fare, ribattuto il suo tiro, corona per Valerio, Riso per Mella che viene subito aggredito, lo prova, non c'è fallo, lascia continuare il direttore di gara, vicino al quinto fallo la squadra ospite, Riso ben lontano dai pali di Varano, tanto un po' di nervosismo anche per Mella, Cristofoli non ci arriva,
Inesse il napoletano proprio per Valerio. 3 minuti per chiudere questo primo periodo. Valerio chiamato forse un po' di straordinario adesso da Corona, è alto il pressing del Latina, ancora Corona, non c'è nessuno di qua, allora deve trovare un punto dove smistare il pallone. Arrivano in due su lui, Corona si arrabbia, ma il pallone è per lui, ultimo tocco del giocatore ospite. Mi trova d'accordo la scelta del signor Sicari, perché se l'ha visto il tocco, intanto Riso riesce a intervenire sul pallone, c'era De Santis pronto a mordere. Corona per Mella, si presenta il tiro, ottimo l'intervento di Bruzzese che evita il gol al 28esimo. Bruzzese sulla linea salva il possibile 2-2. Quattro falli a testa adesso, ultimi 3 minuti da vivere praticamente con questo fardello sulle due formazioni. Valerio lascia scorrere, Napolitano si propone, Riso riesce a cercare lungo per Mella, è un porta a porta tra i due portieri. Tabanelli, possesso palla, il passaggio per Cristofoli, nasconde il pallone a Valerio, c'è il fallo, quinto fallo di Valerio e Cristofoli potrà tirare verso la porta napoletana mentre si lamenta Cristofoli. Quinto fallo questo, prossimo sarà tiro diretto. Infatti il sesto fallo porta al tiro libero. Da qui in avanti non ci sono più possibilità di errore. Tabanelli chiuso da Corona, palla fuori, rimessa che sarà della squadra di casa. Mella c'è su questo lato, Riso non lo vede, per poco Varano non mette alle spalle il proprio portiere. Corona per Valerio, preso in controtempo, non può tirare su di lui Bruzzese, deve ripiegare, passaggio per Mella, attenzione a non fare il pararrack. Mella chiude tutto Cristofoli, possibilità di ripartenza, bello l'intervento di Mella, pulito, infatti anche Notarzanti ha detto no, era pulito. Mella messo giù da Tabanelli e qui arriva l'ammonizione anche per Tabanelli al 30esimo minuto, il minuto di Mella, prima un intervento stupendo a recuperare il pallone in scivolata e poi questa ripartenza che costringe al fallo, spende il cartellino Tabanelli. Calcio di punizione del quinto anche per il Latina, anche se il cronometro ormai è scarico, non credo che vedremo tiri liberi in questa prima frazione. Cristofoli e Tabanelli, parte Valerio, la potenza, la parata e poi non ci arriva Corona. Valerio di testa, Riso anticipato per un attimo, c'è il fallo, eh sì c'è il fallo, sesto fallo e quindi tiro libero. È il sesto fallo, mentre praticamente la panchina dell'Eracles è salita tutta in piedi, qualcuno ne ha approfittato per andare a pulire il parquet, qualcuno in qualche modo ha riparato, ma fatto sta che c'è il tiro libero, e beh, qui sbaglia il signor Sicari, è il sesto fallo questo, magari, e qui qualcuno andrà via dalla panca dell'Eracle. Calcio di punizione, ma qui prende una cantonata Sicari, mi spiace per Sicari, ma e la chiude qui Sicari.
Si torna in campo per la seconda frazione di gioco. Squadra di casa con Napolitano, Bisecco, Zottola, Riso e Corona. Dall'altra parte Greco, De Santis, Cristofoli e Tabanelli, oltre a Varano tra i pali. Pronto a far iniziare il gioco il signor Sicari. Le cose sono tornate un po' nei ranghi. Adesso si comincia con i secondi 30 minuti di gioco. Corona chiuso da Tabanelli. Si parte con il vantaggio della squadra ospite 1-2. La capolista è sotto in questo momento. Bisecco, giro palla dell'Eracle che ne ha fatto tanto nel primo tempo, lo trovando solo una volta le spalle di Verano. Riso prova a nascondere il pallone a Greco. Una difesa praticamente 2-2, ordinatissima per il Latina, che tiene il pressing e non supera mai la mediana. Zottola per Corona, cerca l'accelerazione adesso la squadra di casa. Bisecco si fa largo e mette il pareggio 2-2, firmato Bisecco. Si riparte, altro giro, altra corsa, altra gara adesso, perché le squadre sono sul pareggio 2-2, firmato Bisecco. Si è preso lo spazio che voleva e ha trafitto Varano, che forse non ha visto neanche partire il pallone, ci è arrivato un po' in ritardo il portiere Tabanelli. Per De Santis non si intende con Greco, che era già partito in avanti per la diagonale. Palla fuori, rimessa che adesso sarà per l'Eracle, che rimane in attacco. Sfera per Bisecco, va il numero 12, c'è Zotto in avanti, è tutto chiuso però. Corona per Riso. Corona, Zottola, c'è Bisecco, buono il movimento che ha tagliato tutta l'aria. Leva ossigeno però De Santis, Francesco Bisecco, poi Corona carica per un attimo il tiro. Riso rimpallato da Tabanelli, rimessa laterale, primo minuto, la rimette sul pari l'Eracle. Zottola indietro per Bisecco, contratto adesso squadra di casa in maglia biancorossa. Addirittura si ritorna all'interno dell'area, Bisecco chiama il giocatore a supporto, poi spara verso il portiere. Greco prova a superare l'avversario, lo chiude Riso. Zottola forse doveva attaccare con un po' di più di velocità in questo frangente. Zottola, c'è Riso sull'altra, riesce a passare, murato da Varano. Ancora Zottola, Corona la gira sul Riso, ma che commette fallo. Zottola su De Santis. Non è partita in velocità in questo caso l'Eracle, è stata un po' macchinosa. Adesso pallone conquistato da Corona per Riso, lo scavetto e qui De Santis chiude di fisico sul Riso. Resta a terra il numero 10 di casa. Si rialza ora Riso. Non c'è calcio di munizione, c'è solo rimessa laterale. Quindi è calcio di munizione, ha visto il fallo il direttore di gara. Bisecco sul secondo palo, Zottola pronto a fare da sponda. Riso potrebbe cercare addirittura la porta. Bisecco si era sganciato dal palo, ma la sua girata è alta sulla traversa. Tabanelli, lo scavetto per Cristofoli che appoggia bene per Greco, riesce a domesticare il pallone numero 14, poi il pallone sul petto, c'è anche un tocco con il braccio di Bisecco, ma il pallone era vicinissimo, comunque involontario. Qui Napolitano, c'è il gol di Greco, quarto minuto, ancora in avanti Greco per la squadra del Latina, 2-3.
azione offensiva insistita da parte della squadra del capoluogo e palla dentro. Qui Notarzanti viene richiamato in panca. Bisecco per Riso, quando sembrava poter prevaricare l'Eracle, adesso si ritrova di nuovo a inseguire Corona. Verso Zottola di nuovo, cerca il dribbling di Zottola, deve ritornare dietro per Bisecco. Riso, metri, ma pallone svirgola di poco fuori. Pronto il cambio. Varano, il lancio lungo in profondità, Cristofoli appoggia per Greco, la girata bella ma poco efficace in questo caso. Poi un aggancio a Riso, passaggio di Napolitano, un po' di calma per la squadra dell'Eracle che adesso vede scavalcarsi dal punto di vista dei gol. Non c'è angolo, forse io avrei visto l'angolo. Si arrabbia Cristofoli, lascia continuare il signor Sicari. Bisecco per Zottola, ancora Bisecco, Corona, Zottola, ancora Corona, vediamo se riesce a girarla. Varano anticipa Secco, il numero 11, che conquista però la rimessa laterale. C'è nessuno al centro, che va a cercare Zottola. Bisecco per Riso, si propone la girata di Riso, il palo pieno. Sesto minuto, va fuori Cristofoli, entra il numero 9 Varano. All'avanti Varano anticipa l'avversario Greco. Tabanelli, per De Santis, senatore di una doppietta fin qui, lancio in avanti Varano, lo stop a seguire, sta scena per il pallone fuori, questa allora che sarà per la squadra di casa. Riso per Corona, di qua a cercare Bisecco, si fa vedere Corona, non riesce però ad agganciare il pallone sul passaggio di Bisecco. Dentro Abruzzese, fuori Greco, si ripete un po' il copione del primo tempo per Notarzanti. Qui Secco De Santis, saluta e se ne va. Passaggio per Varano, si gira, palla messa al lato, lontano dai pali, difesa di Napolitano. Corona prova ad ubriacare l'avversario, passa il primo pallone, passa anche il secondo, ma nessuno riesce più a riprenderlo. Messa dal fondo, Varano rilancio lungo, c'è l'aggancio ma non il tentativo verso la porta da parte del numero 9 della squadra di Latina. Bisecco deve rientrare, c'è libero Corona, servito, cercare Zottola, prova Zottola a trovare un varco ma è ordinato come sempre in Latina. 2-3 in vantaggio la squadra del capoluogo, cerca il varco, nulla a fare per Bisecco. È gestito al centro, gira Zottola che si era praticamente sovrapposto letteralmente a Riso. Intanto ci prova Corona ma non va, scuote la testa Macari, potrebbe entrare Valerio e Mella, lancia in avanti che finisce sul fondo. Napolitano, fuori Corona, dentro Valerio, questo è il primo cambio, subito servito Valerio. Bisecco, uscirà anche Zottola per far rientrare Mella. Valerio, Bisecco anticipato, Valerio insegue il pallone, lo consegna poi Napolitano, portiere per Zottola. La Zottola riesce a far seguire il pallone ma adesso e Tabanelli a tenere il pallone da davanti, murato da Valerio, sfera che rimane lì, ritorna Tabanelli, impatta, un po' di errori in gestione palla, anche qui Riso sbaglia e punisce tutti Bruzzese con il gol del 2-4, 9 minuto, Bruzzese
2-4 in vantaggio doppio il Latina adesso con l'Eracle destabilizzato a livello mentale. Se il momentaneo pareggio di Bisecco sembrava poter rilanciare la squadra di casa, 1-2 secco del Latina, nono minuto, non ci sono azioni praticamente sul cronometro in questo secondo tempo, solo i due gol. E c'è il gol adesso di Mella, anzi di Valerio, accorcia le distanze, decimo minuto. Valerio 3-4, solo gol sul taccuino, ma sono quelli che alla fine servono. 3-4 il risultato adesso. L'Eracle ha una sola distanza ad inseguire. Ancora un pallone sul quale Mella lotta e fa il suo dovere. Recupera metri nella battuta adesso in Latina. Passaggio in avanti verso Varano, bravo qui Mella a conquistarsi il pallone, ma se lo porta troppo avanti e scivola fuori la sfera. Undicesimo minuto alle porte, sfera che termina fuori, rimessa che sarà per Riso. Valerio per Bisecco, c'è Valerio libero, la girata al volo, questa volta è citofonata. Non parte in velocità questa volta la squadra ospite, Cruzzese riesce a far filtrare Varano, gli ruba il pallone Mella per un attimo, poi ancora Varano, ma spera, si perde fuori. Messa già battuta, Corona, anzi Riso, Corona in panchina. Bisecco prova a caricare il sinistro, Murato in questo frangente, prova a tornare sul pallone, c'è il fallo di Bisecco. Termina a terra Varano. De Santis per il portiere, mentre va fuori Bruzzese, l'autore del quarto gol. Esce Claudicante, entrato in campo Coronato. Che Cristofoli in campo. Tanto bello il tentativo da parte di De Santis. C'è il tocco di Valerio. Angolo. Valerio, un'altra bella parata adesso. Riso tamponato dall'avversario. C'è il fallo, quota fallì che si comincia a fare interessante. 3-2, pallone per Mella. Ferrara per Riso, anzi Valerio, il tiro, la parata da parte di Varano. Le due azioni da brividi nello stesso minuto con i due portieri protagonisti. Bisecco prova a puntare la porta sul sinistro, Murato, pallone battuto per Mella, prova a prendersi il largo, il dribbling di Mella, sfera rimane lì però buona la giocata del Latina che riesce in qualche modo a ripartire dalla propria area. Coronato cercare Cristofoli, c'è lì davanti De Santis, Cristofoli per Coronato in velocità, la mura Riso. Allora può ripartire Valerio, se possibile contro due. Pallone per Riso, la diagonale chiusa su Varano. Grazie anche a una deviazione. Poi sulla corsa deve uscire Napolitano. Bravo a proteggersi in angolo. Sono un po' saltati gli schemi al momento. Cristofoli, il tiro, traversa, ma ci ha messo la manona Napolitano. Messa proprio del portiere di casa, tutto chiuso, fuori Bisecco, dentro Corona, la spara avanti Riso ma subisce il fallo in palleggio.3-4, pallone battuto. Riso prova a venire avanti, la serve per Corona, subito aggredito da Tabanelli, c'è Cristofoli che fa da vertice alto in pressing.
sfera al lato e il pallone che sarà da giocare per Tabanelli. Entrato in campo di nuovo Abruzzese, precipita di nuovo a terra, c'è fallo su di lui da parte di Mella, già molto, deve stare attento Mella, tre singidenti Abruzzese, praticamente due belle botte per lui. Pallone sparato fuori, siamo al quindicesimo. Rimessa per la squadra ospite, Tabanelli aggancia un ottimo pallone, la gira per Varano, poi Bruzzese, ancora Varano, qui bravo Mella, può partire Riso, si è subito ricomposto in Latina, Corona non riesce a intervenire ma la palla è fuori. Corona, c'è Riso in prossimità, preferisce giocarla su Valerio, ancora Corona, tutto chiuso, non passa il pallone per la squadra dell'Eracle. Riso verso Valerio, carica il tiro e c'è il gol! Valerio firma la doppietta personale. Com'è l'andata? La rimette di nuovo in pareggio, 4-4. Quando siamo praticamente al quindicesimo minuto. Valerio che scivola fuori. Partenza per Corona, Valerio scambia con Corona ma il pallone rimane su quell'asse, c'è Riso libero, servito da lui, si attende qualche guizzo, un po' secco nel gol oggi Riso, il pallone è terminato fuori, ultimo tocco di Bruzzese, ancora secco nel tabellino del gol Riso. Valerio la gira per Corona, non aggancia il numero 11, ma attenzione perché Varano è già lì davanti, l'aggancio volante di Riso, poi Valerio non riesce a tornare a recuperare il pallone. Rimessa che sarà da parte di Varano all'indietro per Greco che è ritornato in campo, pallone girato da Valerio, non arriva poi Corona a prendere la ribattuta. La pericolosa in mezzo, Napolitano in qualche modo riesce ad evitare l'autogol di Valerio. All'indietro Mella, ottimo l'aggancio, c'è Riso, non lo vede Cristofoli, ottimo pallone, poi arriva Corona, Cristofoli porta a passeggio avversari, c'è il fallo per il numero 8 che di fisico si fa spazio, va al tiro ma su di lui c'è il fallo di Corona. Se passava quel pallone di Mella, Riso volava via. Purtroppo non è filtrata la sfera e qui torna in panca Riso, nervosissimo. Non è ancora entrato né Trilla né Ferrara, oltre a Cordatore, per la squadra di casa. Mentre praticamente non abbiamo visto solamente testa e rango per la squadra ospite. Cristofoli di potenza, alto, neanche poi di tanto, però Greco, può ripartire Valerio, il tiro di Valerio, palla fuori. Subito dall'altra parte Greco riesce nel dribbling, Cristofoli appoggia all'indietro, Greco bene, Bisecco di petto, può partire in velocità, Bisecco allarga le ali, l'Eracle, Corona para tutto Varano, ma non c'è un attimo di riposo perché Greco è già dall'altra parte, bravo Valerio, ancora a chiudere, Corona c'è meno dall'altra parte, Greco in chiusura, Corona non riesce a scaricare il sinistro, chiuso da Greco, poi time out chiesto da Macari che praticamente arriva quasi nell'altra porta per chiedere il time out al direttore di gara. 19esimo, tutti in panca per la squadra di casa, 4-4 il punteggio di una partita bellissima, se proprio la vogliamo dire tutta. Delle doppiette sono state di De Santis e di Valerio al momento, ma ovviamente tutti possono
salire in doppia cifra, perché sia Mella che Bisecco che Greco sono, e Abruzzese sono tutti a 1 nella quota gol. Credo che subire 4 gol per l'Eracle non capita spesso nelle partite casalinghe. All'andata la squadra ospite si fermò sul 2-7, 4-4 del momento. Non lascia contentissimi. Arbitro a distanza! Pallone che dovrà ripartire con Corona. Valerio può scaricare il tiro, ben lontano adesso. Tabanelli. Pallone per Greco, supera Bisecco, va Greco, uno contro uno c'è Valerio che però gli chiude ogni varco. Cristofoli suggerisce all'indietro per De Santis. De Santis prova a salutare Zottola, pallone toccato da Zottola, la rimessa sarà ancora per gli ospiti però. Greco, buon gioco di piede per lui, all'indietro per Tabanelli. Bisecco riesce ad anticipare l'avversario, poi Zottola in qualche modo riesce a far filtrare, rientra, ma poi a quel punto sono i due gli avversari da superare e ovviamente Greco era meglio posizionato degli altri. Chiama lo schema Corona, 21-13, palla per Valerio, Corona tutto chiuso, ancora di Valerio. Pallone che rimbalza fuori, ha battuto il direttore di gara, si rialza. Poi lanciato in avanti, Zottola riesce ad intercettare, poi c'è Corona, cercare Bisecco, 3 contro 3. Bisecco prova a cercare il varco, illusione del gol, pallone fuori. Subito battuto da Varano, Cristofoli. Vita dura con Valerio, bel duello tra i due, due giocatori che fanno della potenza il proprio trademark. Qui si arrabbia Cristofoli, c'è comunque il corner. Rimessa che sarà da corner praticamente, non è pulitissima la visuale, però è lì il pallone. Greco su Zottola. 8 minuti al termine, Corona su Tabanelli, ha il problema di far filtrare il pallone, allora riparte De Santis, uno contro uno contro Valerio, il tiro fatta su Valerio, De Santis pronto ad entrare su Pino. Sarà Tabanelli per giocare il pallone per Bruzzese, lo scambio tra i due, lo scavetto ancora Bruzzese, la gira, chiude ancora Valerio, un muro. De Santis per Cristofoli, il pallone rimane lì, il tiro, c'è gol! Gol di De Santis al 23esimo del secondo tempo, di nuovo in vantaggio il Latina, 4-5. Cambiano ancora gli equilibri, ancora una volta però a discapito della squadra delle mura amiche del Palamendola, dentro Riso, dentro Supino, insieme a Zottola e a Valerio, fuori Corona e Bisecco. Valerio, siamo al 23esimo, pallone per Supino, ancora Valerio, quasi baluardo difensivo, Zottola, Riso, Valerio fa girare per Supino che ha una buona libertà su quel lato di campo, prova a tagliare, lascia poi la sfera sul posto per Zottola, il tiro, buona la risposta di Varano, bella la sua parata. Supino ancora dietro per Valerio, Zottola, Valerio per tiro che poi arriva da parte di Zottola, ma ci aveva messo un bel piede nel frattempo Riso. Sarà corner, tutti in piedi, tantissima l'attenzione qui del Palamendola, ma
ovviamente il Latina ha fatto una partita bella, ordinata, precisa, senza sbavature, ha giocato un calcio semplice. Potrebbe cambiare allora a questo punto la testa della classifica, meno stando così le cose, speriamo di no per l'Eracle, ma il Latina se porta a casa almeno un punto dal Palamendolo oggi non ha rubato nulla, lasciatemi questa onestà intellettuale. Supino mette il pallone fuori, difettoso il suo aggancio. Pallone verso De Santis, autore della tripletta che al momento decide ovviamente la gara. Pallone fuori, rimessa che sarà per Riso e compagni, già battuta, sfera che arriva a Valerio. Valerio non riesce a far filtrare il pallone, allora c'è solo Zotto in chiave difensiva. De Santis, bravo napolitano a uscire, a allungare le leve, a chiudere il varco. Qui c'è il fallo da parte di De Santis sul napolitano che era lì pronto a rilanciare. Adesso portiere di movimento, questa è la carta giocata per la squadra di casa, fuori napolitano, dentro Treglia come portiere di movimento. Treglia, e qui ci sarà praticamente il torello per la squadra di casa che deve in tutti i modi recuperare spazio per poter tirare. Sfera verso Treglia, però bisogna stare attenti a non cadere nel possesso sterile. Zottola, la para Varano, poi si alza il pallone in qualche modo, il portiere riesce a far su il pallone, va Varano, rilancia lungo, non esce nulla. Pallone giocato per Supino. Arbitro! Sfera per Bisecco, dialoga con Treglia, c'è Zottola defilato sulla destra. Quella Zottola, l'indietro per Bisecco. Riso prova l'accelerazione, ancora per Bisecco, giro palla interminabile ma che deve terminare con il tiro, anche perché a un certo punto è inutile poi avere il portiere in campo se possiedi e non tiri. Riso prova la giocata per Supino, Supino all'indietro per Treglia. Rimessa che sarà per De Santis, non ha alcuna fretta il Latina, si gira bene Cristofoli, non fugge via, rimane sul posto Zottola in qualche modo, poi per Riso sul sinistro, palla fuori, non entra il pallone per lui, lancia in avanti Cristofoli, lo stop su Supino, si gira bene il tiro, bravo napolitano, ottima la sua parata. Poi Riso, e qui c'è il fallo. C'è il fallo da parte di Riso, un po' esagerata la chiamata del direttore di gara, ma alla fine, visto il contatto, il direttore di gara, bravo De Santis a cercarsi la posizione. Chiesto il time out dalla panchina del Latina, allora tutti in panca per riprendersi delle proprie idee, anche per riprendersi mentalmente, anche per rilassarsi e magari mettere giù qualche schema. La situazione falli, 4-5 la situazione dei gol. Quando si assottiglia il margine, quinto fallo per la squadra di casa, quinto fallo, si assottiglia il margine sul cronometro. Sarà Cristofoli a battere il calcio di punizione. Pronto a battere Cristofoli, cercherà sicuramente la soluzione di Potenza.
ammonito Riso, anche lui ammonito, praticamente al 29esimo ammonito Riso per proteste. Il tiro si infrange su Bisecco, può ripartire in contropiede Bisecco, riesce a superare l'avversario Bisecco, poi il passaggio verso Supino, torna a studiare la sfera, c'è il Riso libero, tutto chiuso, poi il pallone carambola su Bisecco, sfera fuori. Non è battuto dagli ospiti, avanti per Cristofoli, Greco, anzi De Santis. 3 minuti, segnala il direttore di gara, da questo momento in poi ci saranno 3 minuti a disposizione per l'Eracle per cercare almeno il pareggio. Supino per Treglia, attenzione Riso per Bisecco, dai e vai, il pallone, il tiro di Riso, la parata e poi c'è il tiro da lunga distanza, palla di poco fuori in una doppia che praticamente ha visto prima pericolosa e poi il pallone fuori. Supino lascia dietro per Riso, sfera per Treglia, Treglia cerca il varco, zottola Riso, ancora per Treglia, potrebbe tirare, pallone abbondantemente fuori per lui. Ma il fatto che comunque lascia tutto il tempo per rientrare il portiere di Latina. Pallone lanciato avanti da Varano, vicinissima al colpaccio la squadra del capoluogo qui sul campo dell'Eracle. Treglia per Supino, ancora Treglia all'indietro per il proprio numero 19, un po' alto adesso il pressing degli ospiti, Zottola per un attimo riesce ad agganciare, Treglia per Supino, bisogna tirare, tempo diminuisce sempre di più, Supino per Bisecco, va Supino per Treglia, passaggio per Zottola, cerca il dribbling Treglia, Bisecco non se la sente di scaricare il tiro e poi Bruzzese e c'è il gol che chiude la gara. 32esimo Bruzzese per il 4-6, festeggia il Latina. Neracle che paga il nervosismo e paga anche la semplicità a questo punto di gioco del Latina. Pallone per Supino, adesso Bisecco, Zottola filtra il pallone per la squadra del capoluogo che ha messo giù una partita veramente elementare ed esemplare. Non me ne vogliono, non è una critica dell'Eracle perché ha costruito una montagna di gioco l'Eracle, forse tutti i palloni organizzati dalla squadra di casa sono stati tantissimi, poco concreti ma veramente tantissimi. Marano il lancio in avanti, Cristofoli lo stop di petto, arriva su di lui Riso, riesce a prendersi la palla, c'è fallo su Riso, pallone battuto, mai pochi sgoccioli, Riso e l'arbitro dice che può bastare così, vittoria del Latina che passa 4-6. Il gol, dobbiamo segnalare la tripletta di De Santis, la doppietta di Valerio, ma ovviamente a sorridere è la squadra del capoluogo che porta a casa 3 punti interessanti ed importanti per quella che è l'economia della gara di quest'oggi. Mister Macari, una sconfitta ma contro un Latina che ha fatto una bellissima partita, ordinata, equilibrata e soprattutto una chiave difensiva impeccabile. Sì, una sconfitta che ci sta, forse qualcosina in più lo meritavamo vista la quantità di occasioni create. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita, però dobbiamo dire che abbiamo trovato davanti una squadra forte, organizzata, messa bene in campo, una squadra che
vinto le ultime tre le ultime quattro partite o tre delle ultime quattro, insomma, non mi ricordo. Quindi bisogna fare complimenti agli avversari, noi dobbiamo lavorare perché evidentemente c'è tanto da lavorare, ma questo già lo sapevamo che c'era tanto da lavorare. Purtroppo oggi c'era qualche assenza che io ritengo anche abbastanza importante e dobbiamo lavorare. È un Eracle che ha dimostrato molto nervosismo sul campo, in alcuni casi ha pagato forse anche uno stato mentale, non dico di agitazione, ma in alcuni casi bisogna anche frenare, ragionare e ripartire, però un Latina del genere che oggi era un muro porta ad essere nervosi, forse è questo il punto di partenza su dove lavorerà in settimana. Ma guarda, ne avevamo pure parlato un po' negli spogliatoi, sia prima della partita che fine primo tempo, il fatto di non andare troppo avanti e indietro, che poi sono state le situazioni dove poi ci abbiamo preso i gol. Però purtroppo, più che parlarne, poi le cose vanno messe in campo e oggi non siamo stati bravi a farlo, perché a un certo punto la partita sembrava una specie di ippodromo dove si correva da un lato e dall'altro e senza schemi, senza niente. Noi non siamo questa cosa qui, noi non siamo questo, noi siamo un'altra cosa. Dobbiamo farci tutti, a partire da me, un esame di coscienza e dopodiché dobbiamo comunque sia riscoprire un po' di umiltà e tornare al lavoro, metterci a lavorare, allenarci. Perché solo con gli allenamenti e con il lavoro si esce da momenti difficili, come momenti difficili si esce dopo una sconfitta, diciamo. Mister Darzanti, un Latina, io l'ho definito semplice ed essenziale, con una fase difensiva impeccabile, quello di quest'oggi. Eh sì, hai detto benissimo, perché è proprio quello che abbiamo cercato da quando io sono arrivato qui. Quattro giornate, ho riniziato a lavorare bene sulla difesa. Sono contento che si vede, quindi sicuramente stiamo crescendo di partita in partita. Oggi sicuramente non ci aspettavamo di venire qua e vincere, però siamo molto contenti e devo fare i complimenti ai ragazzi. Un Latina che col suo avvento praticamente ha cambiato marcia, ha cambiato passo, perché no, adesso comincia anche a fare l'occhiolino a quelle che sono le piazze d'onore di questo campionato. È lontana, è lunga, ma c'è tutto un girone. Sì, no, è chiaro che... No, io ti ringrazio per i complimenti, ma è chiaro che noi adesso non guardiamo la classifica, vogliamo prendere le partite come vengono, giocare come sappiamo giocare, è chiaro, fare più punti possibili, poi magari tra 7-8 giornate fare un po' il punto della situazione e vedere quello che possiamo prendere. La prossima c'è il Buona Onda, un'altra formazione, quarta in classifica se non vado errato, non so se è cambiato qualcosa la giornata di oggi, però il calendario non è stato benevolo per questo inizio di ritorno. Sì, no, sicuramente no, però ti ripeto, noi andiamo a affrontare tutte le partite come se giochiamo, insomma, con la stessa squadra, quindi la affronteremo allo stesso modo di oggi, sicuramente rispetto per tutti ma paura di nessuno, quindi vediamo quello che verrà.